Borghini in sua compagnia per passare da un argomento ad un altro che però sono molto legati, intimamente direi legati insieme per uno scopo benefico. Infatti l'iniziativa è un tulipano per un sorriso. Diciamo che la nostra iniziativa di cinema sta portando il sorriso dappertutto, soprattutto grazie a una padrona di casa di eccellenza che è Sara Iannone. Abbiamo deciso di fare qualcosa anche di materiale, oltre che di culturale, quello che facciamo attraverso il festival di cinema, di cortometraggi sociali, è quello di dare un aiuto concreto. Abbiamo chiamato la Roma Bene ad intervenire oggi e dare un contributo per il reparto oncologico del Bambin Gesù. Dottor Righini, il festival Tulipani di Seta Nera non ha bisogno di grandi presentazioni, è ormai attestata una nona edizione ricchissima. Questa mattina la conferenza stampa con personaggi di eccezione. Vogliamo ricordare ai nostri videoascoltatori che cosa è successo stamane? Allora, abbiamo due innesti che fanno capire il salto molto più culturale cinematografico che abbiamo fatto. La nostra nuova presidente del festival è la produttrice Elda Ferri, produttrice che tutti ben conosciamo, produce tutti i film di Roberto Faenza e di Roberto Benigni, una produttrice che ha vinto l'Oscar attraverso La vita è bella. Ecco, lei è la presidente di Tulipani di Seta Nera, una presidente vera, perché controlla il programma punto dopo punto, tale che ci ha suggerito anche delle tavole rotonde molto ma molto belle che affrontiamo sempre mischiando cinema e società civile, che sono il tema della legalità, chiamando addirittura per la prima volta, diciamo così, possiamo dire in Italia, da quando esiste, diciamo così, la giustizia, i due procuratori principali a Roma, il procuratore di Torino Guarinello e il procuratore di Roma Capaldo, a trattare con il cinema, quindi insieme all'attrice Francesca Valtorta e insieme all'attore Ivan Castiglione, i due film Gomorra e Squadra Antimafia, due film che hanno adattato il tema della criminalità, ma noi vogliamo evitare che venga idealizzata la criminalità. La criminalità è sempre, va vissuta attraverso il cinema come un racconto vero, ma poi va capita la differenza, e i tavoli rotonde servono un po' a questo. E poi torniamo sul tema del lavoro, abbiamo invitato il direttore generale del Salone del Mobile, appena concluso a Milano, quindi abbiamo chiamato un industriale del settore dell'agroalimentare, che è il Made in Italy, insieme ad altri due attori. Abbiamo chiamato Luca Bellino, che ha scritto un bellissimo film, L'arte della guerra, tratta il tema del lavoro, e poi abbiamo Stefano Consiglio con L'uomo flessibile, il tema del lavoro e della flessibilità. Diciamo che ci siamo come argomenti. Il festival è bellissimo perché è un trampolino di lancio per dei registi emergenti, registi e attori emergenti, che poi troviamo dopo qualche anno, dove sono passati i tulipani, a firmare e a vincere festival internazionali. Quindi siamo veramente molto orgogliosi di questa manifestazione. Trattiamo il sociale e aiutiamo i registi e gli attori che valgono. Siamo molto molto contenti, vi aspettiamo 29 e 30 di aprile alla Casa del Cinema, luogo punto di riferimento culturale, una nicchia culturale cinematografica di Roma, e poi ci allarghiamo al Teatro Olimpico. Siamo noi il primo a fare un evento al teatro, dopo la sciagura purtroppo del crollo del palazzo. Ora il Teatro Olimpico è pronto ad ospitare il pubblico di Roma con dei premi speciali particolari. Chi premiamo? Un regista, uno sceneggiatore romani nel sangue, Enrico e Carlo Vanzina. Quindi riportiamo i Vanzina, perché veramente meritano l'amore dei romani per quello che hanno dato al cinema italiano, penso dal 1970 ad oggi, quindi sono 45 anni di cinema, tantissimo. Lanciamo una attrice che sta andando molto molto bene, non la possiamo chiamare esordiente perché ormai è affermata, perché protagonista Silvia D'Amico, anch'essa a Squadra Antimafia, e poi ci occupiamo di un regista bravo che fa delle cose fatte bene, che è Giulio Base. Tre cantanti di successo, e Cecil abbiamo visto a Sanremo, Enrica Tara che abbiamo visto a X Factor, e poi abbiamo Sara Galimberti che ha scritto una canzone insieme al maestro Vince Tempera per noi, del quale le parole non si possono sapere perché verrà cantata per la prima volta al Festival Tulipani di Seta Nera. Quindi siete tutti invitati, grazie dottor Righini, complimenti.